Peggy 12. Benvenuti al primo diario di sviluppo di MAD, Finn Motocross World Championship. In una serie di episodi vi racconteremo un po' dello sviluppo del gioco, dalle scelte di design, alla licenza, dall'acquisizione dei dati ufficiali, al gameplay. Sviluppare il gioco ufficiale del Motocross World Championship significa avere un rapporto molto stretto e costante con il licensor. Questo ci ha permesso di andare direttamente in pista, parlare con i piloti, insomma, poterci immergere completamente nel mondo del motocross in modo da poterne offrire la migliore rappresentazione possibile. Creare un videogioco di motocross però è qualcosa di molto più complesso. Milestone è rinomata per i suoi simulatori di due ruote in pista. Creare un gioco off-road è stata una vera sfida perché abbiamo dovuto creare un engine sia grafico che fisico completamente nuovo per poter supportare al meglio questo titolo. All'inizio, quando il videogioco era solo un concetto di game design scritto su un foglio bianco e quando abbiamo iniziato a prendere contatti con Youthstream, che è l'licensor del campionato, ci siamo resi conto di quanti milioni di appassionati seguono questa disciplina, il motocross, in tutto il mondo. Questo ci ha dato una grande voglia di fare il meglio che potevamo per il gioco, per accontentare tutti i fan di questo sport. Per alcuni è stata una conferma tutta questa voglia di seguire il motocross, per altri è stato qualcosa che ha spronato a dare ancora di più al videogioco. Grazie al legame con la licenza abbiamo potuto partecipare a diverse gare in pista per renderci conto di diverse cose, come la guida di queste moto, che atmosfera si respira, scattare migliaia di foto delle piste per avere poi idea di quali terreni riprodurre in gioco. In una di queste occasioni, e poi in seguito ancora altre volte, abbiamo incontrato Davide Guarneri, pilota MX1, nonché membro del team italiano del Motocross of Nations. Lui ha provato il gioco e ci ha dato qualche feedback. Si è reso conto anche lui che spesso nei giochi di motocross il concetto è stato più quello di cercare di non cadere e di non frustrarsi in situazioni strane. Per questo noi abbiamo cercato di mettere tutto il nostro focus su un'esperienza di gioco molto ben bilanciata, dove sicuramente non possono mancare le cadute o le fasi dove il controllo della moto deve essere più tecnico, però sicuramente abbiamo voluto dare più importanza alle fasi semplicemente di ritmo, adrenalina e di lotta in pista con gli avversari. Ciao a tutti, Davide Guarneri, Motocross Rider MX1. Questa mattina sono stato negli studi di Milestone a vedere l'anteprima del nuovo videogioco MAD che uscirà a breve. È stato molto bello, il videogioco mi è piaciuto tantissimo. Due anni fa ho incontrato gli sviluppatori per la prima volta in giro per il mondiale. Abbiamo parlato un po' di come poteva essere fare un videogioco, degli aspetti pratici, e ho visto che loro hanno messo in pratica molti di questi aspetti. Ci sono tutti i piloti ufficiali del mondiale MX1 e MX2. Oggi pomeriggio siamo scesi nel Bellinzago Race Park con gli sviluppatori per divertirci un po' a girare in pista con la moto. Sono sicuro che vi piacerà molto il videogioco come è piaciuto a me oggi. Vi aspettiamo nella seconda puntata per parlare della direzione artistica di MAD e per farvi incontrare anche i grafici che lavorano al progetto. This is my white flag.